C'è una puzza che viene dai tubi, il pozzetto che hanno fatto, che cazzo ne so. Mamma mia, guarda, tutto ingiallito. L'acqua esce gialla proprio un'altra volta. Si capisce se sono i tubi di risalita dello scarico, ma una puzza sembra veleno. Qua stanno finendo i lavori. Ci sono lavori. Vedi, la signora là si era parata tutto il coso perché saliva puzza. La signora Corso. Ormai l'hanno venduto. Stanno facendo lavori, forse sono i tubi di scarico. L'hanno fatto una finestra, prima era così, ci hanno fatto una finestra sotto, tutta una finestra e i pozzetti fuori, sì, sicuramente saranno i tubi di scarico. Ora mi faccio la finestra anch'io qua. Faccio una finestra lì. Hanno fatto una finestra e i pozzetti fuori, per questo. Vabbè. Hello peoples. Ora dovranno fare qua l'impalcatura. Stanno facendo i lavori sopra. Ma no, li hanno fatti a pezzi. Comunque, vedi, là hanno aperto una finestra che prima c'era. Prima era così, piccola, e ora c'è proprio un balcone, una finestra grande. Speriamo che tengono queste cose fatte così. Vi avevo detto anche di non mettere i cassonetti qua così. E là ci sono i buchi per fare, guarda, cose lasciate da mangiare, che ha 2 giorni che hanno sta roba là. Niente, fanno le cose, fanno fare le cose a cazzo di me. Porto qui. Mettiamola qua un attimo, eh. Aspetta. Piano, piano, piano. La gloriosa Panda Mink. Cioè, dipende i lavori come li fanno fare, come li fanno, come poi, in base agli ordini, come li possono fare. Ecco, là c'è quella col pastore tedesco. Che rottura di quelli. Sciolto, logicamente. Minchia, ma che rottura di coglioni sta gente. Ecco, vattene un pochettino più là. Gli ha aggredito il cane a una signora. Perché i pastori tedeschi sono un po' particolari come. Sì, la palla, vadin. Per questo giro con un coltello a serramanico, con 2 lame. No, non è vero, però. Pastore tedesco, Shaft of Fire, come lo chiamava? Shaft of Fire. Tutto stotto. Poi non c'è un cazzo di cestino qua dove mettere la merda dei cani. Guarda, è un coso enorme. Allora, ho tutto stotto su questo tedesco, della cosa alle gambe, come si chiama? Ora non mi ricordo tutti i termini del mondo. Voi che sapete tutti i termini, però non li sapete, prendete gli ordini male e non li sapete mettere. Allora, imparato e studiato tutti i nomi, cognomi, numeri di telefono, cose per come vi hanno imboccato, però non sapete poi fare un cazzo. Allora, volevo dire una cosa, purtroppo è così. Vabbè, non è tutto storto, non è che volevo dire, però cammina un pochettino strano, come se
col dietro tutto calato, che è una cosa tipica di questi cani. Dispepsia, come si chiama? Displasia. Non mangiate niente a terra, ex. Allora, volevo dire una cosa, displasia mi pare, sì. C'era la mia cugina che ce l'aveva 40 anni fa, con le coppe, tutte le... C'era Tommy, Dolce Schafferunden, come si chiama? Schafferunden. Comunque, volevo dire, in Italia, al solito, ve lo dico, si lavora male, ma perché? E fanno lavorare male. C'è una confusione, c'era, vedevo il presidente, la Maloni, questa è la Maloni, io chiamo Maloni, che si lamentava su internet, logicamente non è che si lamenta su internet, mi hanno fatto il video, questi video, si lamentava che i servizi segreti hanno fatto di nascosto di notte il passaggio, poi di notte fanno ridere, di notte hanno fatto la nomina dei nuovi servizi segreti di nascosto, quelli devono essere fatti agli occhi di tutti, ma no, se sono servizi segreti l'avranno fatti di nascosto perché ci sarà un motivo, se no che servizi segreti tu li potevano fare qua, si mettevano qua, facevamo tutti i video e facevamo il passaggio e le nuove nomine ai nuovi servizi segreti. Se sono segreti, fa ridere, proprio, sembra una barzelletta. I servizi segreti hanno fatto di nascosto, hanno fatto la nomina ai nuovi servizi segreti. Di nascosto. Non dovevano farlo, dovevano fare alla luce del sole. Se sono servizi segreti. Mi sembra una cosa assurda. Comunque, da un lato, molti dicono, infatti parlando con tunisini, con ehi, non pascolate, parlando con tunisini, con algerini che stanno qui, con per ora non lo so da dove vengono, comunque con persone venivano dall'Africa, non leccate, che venivano dall'Africa. Vedevo che mi dicevano, i documenti, meglio in Italia non ci sono documenti, non ci sono cose. Meglio, sì, da un lato è meglio, da un lato è peggio. Dipende come intraprendi le cose. E a cosa servono i documenti, a cosa servono le leggi e i ragionamenti. Come quelli dei servizi segreti. E chi sono i servizi segreti? E com'è possibile che i servizi segreti vengano fatti alla luce del sole? La scelta dei nominati, vengono scelti e nominati alla luce del sole. Allora che cazzo di servizi segreti sono? Li faranno di nascosto. Mi pare normale, ma mi pare normale di nascosto da chi, da cosa? Ma io mi preoccuperei chi sono i servizi, cioè in mano a chi siamo, questo è il problema, perché poi magari, mamma mia, guarda qua che cosa c'è, servizi segreti, per cortesia, non c'è un cestino, non c'è, cioè c'è uno tutto sfondato là delle azioni canine, insomma, parlando chiaro, delle cacate dei cani, ma non può contenere più di tre, e poi è tutto sfondato, messo senza, mamma mia, senza neanche, appena piove tutto si ammolla, fico, cose da pazzi. Ecco, vedi, uno ci si sta lamentando, ho portato il cane, cose da, come lì nel palazzo, non è che io non voglio che una persona apre la finestra grande, invece era una finestrella piccola, ma il problema è a parte che se c'era mio nonno lo prendeva a pedate nel culo, non so come gli hanno potuto dare il permesso. Il problema è che hanno fatto un muro sopra, là hanno fatto così, là ognuno fa quello che vuole, ci sono problemi di stabilità dell'edificio, perché cambiano tutte cose, sì. Cambia tutto, no? Cambiano tutte cose. Allora anch'io mi apro finestre, mi apro
cose, porte, finestre, cose varie. È un buldoghino francese. Cioè, perché poi li vai a levare, fai i pozzetti ispettivi, li fai fuori. Li vai a levare una quarantina di mattoni. Già l'edificio è tutto che dovrebbe essere ripristinato nei ferri e nelle cose. Insomma, non si capisce un cazzo. Sopra hanno fatto tutti dei muri, cemento. Meno male che li stanno facendo perché comunque piove dentro, quindi. Ma alla fine non stanno facendo i lavori che devono fare a me, stanno facendo i lavori nel gabbiotto ascensore. E ognuno si sta facendo lavori che durano da 6 mesi, quelli là 8 mesi. Insomma, non è che sono io uno che non vuole fare le cose alle persone, però dipende le cose come si fanno. E qua non si fanno bene. Altro che servizi segreti che devono fare le cose alla luce del sole, che cazzo di servizi segreti. Il problema è chi sono quelli dei servizi segreti, cioè in mano a chi siamo. Il primo problema principale. A secondo delle mode, nulla fa niente, niente ci fa questo, niente ci fa quello. Poi vengono qua, vengono quelli della cosa canina, che lo conosco pure, mi dice, ah, tu il cane, la cacca la devi raccogliere, qua io, gli altri invece no, e voi i cestini non li fate mettere. Cioè io la devo raccogliere, voi non la raccogliete e non mettete neanche i cestini. Allora fammi una multa a me di 35, 35, 70 euro. Ma io te la faccio fare i 70.000 euro o 700.000 euro perché non hai messo il servizio. Segreto o non segreto, insomma, italianen, popolo de fanfaroni. C'è il fidanzato, aspetta, gli voglio fare un video al fidanzato vostro, piano, 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 zozzerelline, vedi che lo fate vergognare, si vergogna, guarda, Tocchi se lo vuole abbracciare, viene di fidanzati, anche Jack c'è. Dopo aver parlato con dei locali qua di giri di poteri e cose varie, parlavamo di attentati, di cose, dice qua in Sicilia. Spacci, cose, qua dormono, cose non ce n'è, le persone, gli africani, diciamo, asiatici, africani, non fanno queste cose, qui non le fanno agli occhi di tutti, com'è? Perché c'è la mafia, un po', la mafia, la mafia, le istituzioni, un po' così, che un po' fanno da ammortizzatore, un po' alla Berlusca, permettetemi di dirlo. Con la politica e cose, invece lassù al nord sono un po' più permissivi. Insomma, cambiano le cose. Ma quello che dicevo io, quelli Kalashnikov, le cose, vengono a Lampedusa, scaricano qua e poi vanno lassù. Ma non è che si portano il Kalashnikov da Lampedusa, eh? Comunque, se vengono con i barconi, si portano i Kalashnikov. Non penso nell'acqua salata, nelle. Comunque sia, se non ci fosse Made in Italy, non ci fosse l'accordo qua. Vengono assoldati anche qui da noi, vengono assoldati un po' dappertutto, vengono allenati. Poi vanno in Germania, in Belgio, di qua, di là, ho capito, ma. Dove lo prendono il Kalashnikov? Poi nella valigia, bei controlli fanno, dove li prendono le bombe? Dove li prendono? Se li portano col barcone. Quindi, e poi quanti modi ci sono? E poi che li fanno a queste persone? Come li inducono? Cosa gli danno? Cosa gli imbottiscono per farli andare, alterare, andare fuori di. È sempre la solita storia. Non penso che queste cose possano essere venire il problema da un punto di vista soltanto. Cioè, non penso che basta mettere un Kalashnikov là a terra per me per farmi sparare a tutti. Ho
oppure non penso che bisogna, basta drogare una persona per poterli fare accoltellare o ammazzare qualcuno o cosa, magari si bacerebbe l'albero con delle cose. Quindi sono più i punti di contatto, sono vari, che si formano le cose. Può avere credenze strane, filosofiche, religiose, è tutta una roba cucinata. Andiamo, andiamoci a prendere la panda mint. È vero? Allora, tipo, sono vari, diciamo, i punti di contatto. Il sesso, il potere, poi dove c'è il potere, le droghe, le sostanze, i soldi, le armi. Poi dove c'è potere, in qualunque, lo studio, il lavoro, l'equilibrio tra le parti, dove c'è potere c'è sempre... c'è sempre qualcosa in mezzo, o le famiglie, o i soldi, o le toccatine, o le... Guarda, chi è mappisciato? Vasco, porca puttana, nei cerchioni in lega che lo so solo io. Era? Non potteri, per questo li capelli mal ritorno. Se li capelli artonni, ti follia lo ti fa fare. Lumar potresti arrompere, vendi a seminare, avere meno un potteri in questo mondo. Come un'altra volta, piuttosto li capelli mal ritorno. Ma c'è un caldo, ma come cazzo si deve fare? 30 gradi ci sono. Ehi, non vi leccate. Hello people. Al prossimo video. Vediamo.